La notte della Taranta, ambasciatrice della musica popolare salentina nel mondo, e la Focara di Novoli, il falò più grande del Mediterraneo, danno vita a Salento tutto l'anno. Un progetto ambizioso che punta a promuovere il turismo di qualità nell'arco di tutti i 365 giorni. La firma del protocollo d'intesa da parte dei presidenti delle due fondazioni, Massimo Manera e Gianmaria Greco, sancisce di fatto la nascita di un comitato di coordinamento che si occuperà della pianificazione di nuove iniziative in grado di valorizzare il patrimonio culturale legato alla musica, alle tradizioni e al paesaggio. Il comitato, formato da due membri in rappresentanza di ciascuna fondazione e da uno indicato dall'Università del Salento, si riunirà periodicamente. Questo protocollo deve portare ad una collaborazione complessiva di tutte le eccellenze pugliesi, non solo salentine, per poter presentare un calendario che vada da gennaio a dicembre all'Italia, all'Europa, al mondo, per far venire quanta più gente possibile a visitare questa nostra bellissima terra che è la Puglia e nella Puglia il Salento. Noi speriamo che questo accordo porti soprattutto sviluppo e benefici per le nostre comunità. Quindi non escludiamo nemmeno iniziative musicali insieme o di altro tipo.